Tra le prime regioni italiane a vedersi approvato dalla Commissione europea il nuovo programma di sviluppo rurale 2014-2020, l'Umbria ha già completato tutti i passaggi per l'immediato avvio della sua attuazione e ha aperto i primi bandi di alcune misure. Interventi questi che l'assessorato regionale all'agricoltura ha presentato in un incontro pubblico che si è svolto a Città di Castello nell'ambito della 49esima Mostra Nazionale del Cavallo. Sono già usciti i bandi per la nuova programmazione relativa agli investimenti sia per le imprese che per la trasformazione e assieme a questo organizziamo incontri nel territorio perché i cittadini, le imprese, le amministrazioni siano ben informate su tutti quelli che sono gli obiettivi, le strategie ma poi le possibilità e le misure per concorrere a uno sviluppo sostenibile fatto di innovazione ed economia da qui al 2020. A disposizione nell'arco di 7 anni ci sono 877 milioni di euro destinati all'innovazione e alla competitività delle imprese agricole e degli allevamenti, alla qualità delle produzioni, ma anche dei servizi nelle aree rurali, alla nascita di attività economiche extra-agricole e alla promozione. Il convegno è stata anche l'occasione per un approfondimento sulle opportunità per la filiera del cavallo. Un settore in crescita con un patrimonio equino regionale ad agosto di 16.733 capi, più 20% rispetto al 2012, e 4.047 allevamenti, più 14% sempre rispetto al 2012. La novità nella prossima programmazione è che per gli allevamenti di cavallo c'è la possibilità di sostenere e finanziare investimenti anche legati non a attività agricole ma anche a chi il cavallo lo alleva per attività sportiva. E questa è una mano alle tante persone che hanno questa passione e che attraverso questo ci vivono anche, quindi anche un pezzetto di economia di questa regione.